tutti e benvenuti in questo video, io sono Nicolas. Oggi siamo qui per parlare di novità. Sono ufficialmente tornato sul canale dopo veramente tantissimo tempo. Abbiamo finalmente la nuova attrezzatura per registrare i video. Serviranno non solo, ragazzi, per registrare i video, per utilizzarli nella mia vita quotidiana, ma ragazzi, serviranno anche per la mia università. Infatti ho deciso di iniziare una università, è un'università di design, anche fotografia, dove appunto per questo motivo ho dovuto ricomprare anche l'attrezzatura e appunto la userò anche per registrare video su YouTube e tutto quello che devo fare. E a parte il casino che c'è nella mia postazione, vi faccio vedere un po' di prodotti. Allora, il primo prodotto qui che abbiamo oggi è il MacBook Air da 15 pollici, 16 di RAM e 512 di SSD. Anche questa per l'università è una buona fotocamera, fa video in 4K, 30 fps, slow motion, bla bla bla, foto pazzesche. L'obiettivo, questo è il kit, perché non, purtroppo non ho trovato l'obiettivo zoom. Attacco microfono, attacco tutto, tipo C, e comunque ci puoi fare tutto. È ottima per le foto e anche per i video, ci puoi fare veramente tutto. Abbiamo stabilizzazione, vabbè, me ne parlerò comunque nei prossimi video. Pom pom pom. Allora, visto che io devo prendere appunti all'università e io con i quaderni veramente non cioè faccio casini, nel senso che quando disegno sui quaderni, comunque prendo gli appunti in generale, faccio veramente schifo, nel senso che faccio scarabocchi o comunque non imparo quello che ci ho scritto, è un casino. Quindi ho deciso di prendere definitivo per... sono cose, ragazzi, queste che mi dureranno parecchio tempo, ma molto tempo, anzi di nuovo il parecchio. Questo è un iPad Pro, non è l'ultimo, anche perché non mi serviva così tanta potenza, anche se questo è potente lo stesso. L'iPad Pro con la Apple Pencil. Ok, che vi metto qua, come cazzo. Ok, Apple Pencil, e questo è l'iPad, ve lo faccio vedere. È un iPad Pro 2020 con l'LTE, e praticamente è come nuovo, e vi faccio vedere qui. Guardate, è bellissimo, è ottimo per prendere appunti. Questo bellissimo disegno fatto veramente bene con l'Apple Pencil. E nulla, questo è l'iPad. È l'unica cosa, che l'iPad è parecchio grande. Ora non so se è la pesantezza di questo iPad è data dalla cover, ma infatti vorrei provare a toglierla per capirlo. La pesantezza dell'iPad è data dalla cover, quindi penso che al momento terrò questa, poi prenderò la cover di Apple più che altro per la leggerezza, perché questo veramente già con la cover pesa veramente tantissimo. E comunque è ottimo, ora c'ho iOS 18 e comunque fluido tutto il resto. Faccio una faccina che ride, ora io disegno di merda, ok? Però comunque questo è il concetto, che ci puoi disegnare, ci puoi prendere appunti. Abbiamo l'Apple Watch serie 6, allora anche l'Apple Watch non ho preso l'ultimo perché veramente andavo a spendere un fottio e ovviamente non mi serviva l'ultimo modello. Ho preso l'Apple Watch serie 6 da 44 mm con LTE d'acciaio, anche perché l'ho trovato in un super sconto, veramente costava pochissimo, allora diciamo prendiamolo. Qui ci puoi mettere anche la SIM, comunque c'ha tutte le nuove funzioni, cioè non gli manca veramente nulla, quindi ho deciso. Anche qua c'ho la watch face del, come si chiama, dell'unicorno. Vabbè, ragazzi, scusate, mi sono dimenticato del pezzo più importante, che è l'iPhone 16 Pro Max. Quindi ho registrato il video con quello e ovviamente si vedeva benissimo. Quindi
diciamo che utilizzerò sia la fotocamera sia l'iPhone per registrare video e foto. Anche le foto vengono veramente benissimo. Quindi niente, questa è la fine del video. Scusatemi se ho dovuto fare questo spezzone dopo. Niente, noi ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti gli iscritti e non, e ciao.